dirci il PDL, il PD, la Lega, 5 Stelle lo voleva o non lo voleva, io penso che non ci serva a nulla. Per questo oggi ho voluto far parlare tutti, ho voluto far parlare tutti perché tutti siamo cittadini di Paderno e tutti dal 2009 diciamo che quel progetto è uno proprio, è una cosa che divide la città, è un muro che consuma la città, è un'opera che nella nostra città non ci sta, ognuno l'ha detto a suo modo, siamo persone diverse e ognuno ha ruoli diversi. L'abbiamo detto in tutti gli atti, non c'è un atto del comune di Paderno Dugnano dal 2008, e lo dico con serenità, io faccio il sindaco dal 2009, che dice sì alla Romonda, quindi sotto il profilo istituzionale gli atti ci sono e continueranno ad essere. C'era una speranza che questo progetto rimanesse nel cassetto perché non avesse i soldi e i finanziamenti per farlo, c'era questa speranza, era una speranza che avevo io, era una speranza che leggevo negli occhi di tantissimi cittadini che incontro ogni giorno, che era quello, speriamo che rimanga nel cassetto 100 anni, perché quel progetto in questa città non ci sta e lo sappiamo tutti, siamo arrivati in un momento in cui questo progetto è ripartito. Evidente, è stato rifinanziato un tratto, noi chiediamo con forza che quel finanziamento vada dove? Dove c'è un accordo, dove si è condiviso un progetto. Allora quello che noi chiediamo con forza, e in questo io vi ringrazio, perché ogni mattina giochiamo la partita, se ogni mattina riusciremo a trasmettere un messaggio, e non basta il mio atto, o l'atto della giunta, o c'era qui Gianfranco con me, l'atto del Consiglio Comunale. Perché la voce nostra, io vi ho ripreso, perché oggi siamo in tanti, perché giovedì mattina decidono se farlo o non farlo a Paderno Dugnano. Noi abbiamo trasmesso due messaggi, uno, i tempi non ci sono più per Expo, per fare quest'opera a Paderno Dugnano, rivediamo l'opera dopo Expo con finanziamenti diversi e con una progettualità condivisa. Due, trovarci in un cantiere durante Expo vuol dire ridurre la mobilità e non migliorare. Penso che queste siano due cose concrete che porteremo nel tavolo giovedì mattina. Il pericolo c'è, il pericolo è forte, la voglia di fare quest'opera è dibattita, ce l'hanno tutti quelli che non vivono a Paderno. Quindi noi questo lo sappiamo, è una battaglia difficile e io concordo con Ezio, non finisce il 5, perché il 5 o usciamo di lì con un no e non sarà semplice, o dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce. E ve lo chiedo da sindaco, quindi senza nessuna bandiera, ve lo dico veramente col cuore, non serve a nessuno e ci indebolisce, assolutamente ci indebolisce, i bianchi, i blu e i rossi, perché così sembra che è l'opera che vuole qualcuno e non vuole qualcun altro. Quest'opera non la vogliono i cittadini di Paderno, non è che la vogliono. Non è il mio stile, non nascondiamoci in un bicchiere d'acqua, non è il mio stile. È ovvio che i grandi partiti che si occupano di questo paese non sono contrari all'opera, lo sappiamo bene, dobbiamo fargli capire con senso di responsabilità, perché questo è il nostro compito, che quest'opera non è che non la vogliamo perché siamo dei pazzi, non è che non la vogliamo perché siamo degli estremisti, cosa che non è l'amico Gatti, non la vogliamo perché non si può fare un muro di 20 metri in mezzo a una città, è una cazzata che non sta né in cielo né in terra, è un progetto vecchio di 15 anni fa che va cambiando. Va cambiato tutto lì, in questo assolutamente questa cosa l'ho sempre, mi è stata sempre detta. Io penso, e lo continuo a pensare, che l'azione del comitato è straordinaria ed è giusta, perché è la voce dei cittadini, la voce delle istituzioni, io confermo, non è mai mancata in tutte le sedi, non c'è un atto che noi non abbiamo depositato contro questo. Oggi la mia voce e la vostra voce non basta più, ci vuole una voce
piace tanto all'unico. Giovedì mattina ci vuole questa voce. Guardate che io oggi non a caso adesso a tutti di parlare proprio per trasmettervi questo messaggio. Noi da domani abbiamo il premorso, ma su questo siamo uniti. E allora io lo chiedo a voi come cittadini di essere uniti. È inutile dirci perché tu non hai fatto, perché allora non si è detto, perché questo non è andato come doveva andare. Oggi quest'opera è sparita, c'è un rischio grandissimo che quest'opera si faccia. Noi non la vogliamo, abbiamo bisogno di voi per andare giovedì mattina a dire e a dare le nostre ragioni. Fatemi chiudere con un ringraziamento. Ho ringraziato il comitato sicuramente. Oggi due sindaci, due sindaci hanno firmato insieme a me un comunicato stampa che mette al primo posto Paderno, che non è da tutti, perché ognuno ha i propri interessi nei propri comuni. Io ringrazio il sindaco di Novate e il sindaco di Bollate, che insieme a me domani di giovedì diranno no alla Romonza se si fa a Paderno, sì alla Romonza se gli investimenti verranno messi tutti nel tratto che va da Bollate a Roma, perché è il tratto che poi crea il vero nodo. Allora questi due sindaci insieme a noi vincoleranno la loro adesione al progetto a questa proposta. Io penso che anche questo è un bel segno, perché non è scontato. Il sindaco di Baranzata ha fatto una delibera che io ho letto che dice sì alla Romonza se mi fate il cimitero nuovo. Questo non vuol dire far parte di un gruppo, è una roba vergognosa, perché questo non vuol dire stare insieme. Allora io dico, se mi fanno il cimitero, se fanno la Romonza è largo del cimitero, vede tanti morti. Questo è quello che vediamo, lo continueremo a chiedere giovedì, però io vi aspetto tutti giovedì mattina, vi aspetto tutti per dare forza alla nostra voce, è una voce che come avete visto non ha colore. Io vi ringrazio, giovedì mattina vi aspetto al ministero, perché così dimostreremo la nostra forza di tutte queste persone, al provveditorato alle opere pubbliche che è in piazza Cavour, Piazza Morandi è dentro, Piazza Morandi 1, ci si arriva con la metropolitana, facciamo sentire la vostra voce, però nella maniera come l'avete fatta sentire ai 4-6 in questi giorni, perché con le pentole è un modo di dire no, però è anche un modo di dimostrare che noi siamo un paese civile che sa confrontarsi, sa dire le nostre ragioni, ma lo sa fare nella maniera giusta. Grazie di cuore.